Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Ci sono problemi all'interno della maggioranza, non arrivano gli emendamenti. Quando arrivano gli emendamenti scopriamo che nella sostanza riscrivono la manovra di bilancio. Ci sono tanti passi indietro, basterebbe guardare al POS. Oggi ho chiesto insieme alle altre opposizioni al Presidente della Camera di prendere atto dello stato confusionale del governo e di intervenire, perché la situazione è grave. Non solo c'è poco tempo per discutere, il punto è che il governo ha anche ridotto di un terzo i fondi nella manovra a disposizione delle opposizioni. I soldi servivano per l'accordo di maggioranza e peraltro neanche bastano. È anche l'ultima notte, non ha sciolto tutti i nodi. In manovra ad alta tensione, l'idea del voto di fiducia. Eccoci! Ha dormito almeno un po'? No, assolutamente. Stanotte qua eppure ancora da lavorare? No, è che alla fine dei lavori sono entrato in ufficio anche perché preferisco non andare a dormire. Sto cercando di vedere quelle che sono le proposte dell'opposizione, quelli che possono essere gli emendamenti che come relatore possiamo recuperare in quello che è il testo del governo. Manca solo questo? O sì. C'è anche qualche problema di copertura? Beh, indubbiamente anche le coperture, non peraltro credo che il MEF sia al lavoro come lo sono io, anche perché poi alle 14.15 riprenderemo la commissione e oggi c'è il countdown. Nessuno teme in realtà di non fare in tempo o di dover saltare la cena della vigilia, sperando sempre, certo, che non si aprano altri fronti con l'Europa, che basta, passo indietro, fatto sul POS. Quindi almeno su questo aveva ragione l'Europa e le opposizioni che vi dicevano lavorate sulle commissioni invece di... L'Europa a questo punto, allora rigiriamola diversamente. Visto che l'opposizione hanno fatto una battaglia in cui l'unico problema è la finanziaria del posto, a questo punto votano a favore. Tra le cose che voi avete ottenuto è l'innalzamento delle pensioni minime per gli over 75, però la copertura di questa misura deriva da un'ulteriore stretta sul reddito cittadinanza. Io adesso le dirò che diciamo, togliere da 8 mesi a 7, togliere a chi comunque è in difficoltà per dare ad altri che comunque in difficoltà, forse. No, anche perché noi stiamo, ricordiamolo, semplicemente sospendendo questa iniziativa per chi può lavorare e quindi non ho imbarazzi nel dire che per me la priorità è aumentare la pensione minima a chi non vive ma sopravvive oggi con 540 euro. Casmarri, Ghisleri dice che un elettore su tre vostro e della Lega non è contento della manovra però. Se fossero contenti tutti sarebbe una cosa fantastica, quindi due su tre sono contenti, ottimo. Di più non si poteva fare, dice. Due su tre è una buona cosa. Certo, il bicchiere mezzo pieno.